CF Informatica, vendita ed assistenza di computer e smartphone. CF Informatica permuta il tuo vecchio PC e il tuo smartphone. CF Informatica effettua anche il recupero dati cancellati e creazioni siti web. CF Informatica è centro autorizzato Aria, 3, Team, Telecom, Vodafone e Linkem. CF Informatica è anche vendita cartucce e toner per stampanti, per ufficio e privati. CF Informatica è centro installazione e impianti di videosorveglianza e impianti di illuminazione a LED. CF Informatica in via Lanza ad Ortanova, telefono 0885 79 13 17. CF Informatica, la soluzione tecnologica alle tue esigenze. Amici di Blog di Vide 5 Reali City, benvenuti al comunale di Ordona, dove sta per avere inizio la gara valida per la 23esima giornata del campionato di promozione. Big match, oltre che derby, tra Ascoli Satriano in maglia giallo-blu e Sporting Ordona in maglia bianca, con bordi rosso-blu, i colori societari della formazione del presidente Mariano Tarantino, che ambisce ad un posto importante nella griglia playoff. Si è rilanciato anche l'Ascoli di Mister Landi nelle ultime settimane con dei successi importanti, quindi una gara che divide le due formazioni, una gara in una classifica che divide le due formazioni da soli 3 punti. Obiettivo stagionale per lo Sporting: accedere ai playoff. Ascoli Satriano ben oltre i propri obiettivi, con un buon rendimento finora. Direzione di gara affidata all'esperto Daniele Labianca di Foggia, quindi un arbitro di eccellenza per questa sfida. Partiti. Decisione arbitrale in favore dello Sporting. Intanto qui colpo di testa, attenzione, e salva Stango, ma c'è il gol. Sporting Ordona, anzi Ascoli Satriano. Ascoli Satriano in vantaggio con Saverio Lizza, il gol dell'ex. La sblocca Saverio Lizza, quindi subito in vantaggio l'Ascoli. Ascoli Satriano che si porta in vantaggio 1-0. Favore dello Sporting Ordona. Pallone in avanti per cercare di introno. Lo sponda con pallone in mezzo, attenzione. Ancora confusione del gol. Il gol, il pareggio di Fabio Di Trono. Subito il pari. Fabio Di Trono in zacca. Situazione confusa. La sbroglia di introno che quindi porta lo Sporting sull'1-1. L'Ordona ha trovato il gol del pari, adesso va in scioltezza, se ne va adesso ancora l'Ordona, attenzione, possibilità, il gol annullato, c'è il fallo, attenzione, assegna il calcio di punizione clamorosamente la Bianca, avrebbe dovuto dare il vantaggio che si è concretizzato con la rete dello Sporting. Ha fischiato il direttore di gara, forse l'assistente aveva alzato la bandierina, vediamo chi proverà la battuta. Sarà la battuta intanto sulla barriera, battuto intanto velocemente con il pallone messo in mezzo, attenzione, la deviazione e intercetta l'Accetti, ancora la conclusione. Adesso Sporting che sta pressando, pallone messo in mezzo, anticipo poi della difesa, conclusione, pallone fuori, ciccone, la conclusione, pallone deviato a Sementino e viene ammonito il numero 8 Cadaleta. Attenzione, conclusione al volo, gran gol, il gran gol messo a segno da Cataleta, gran gol di Cataleta che riporta in vantaggio. Qui Russo si inserisce, ancora Russo, la conclusione, pallone in mezzo, attenzione, colpo di testa, esce l'Accetti. Andare le due squadre negli spogliatoi ed è proprio in questo momento che arriva il duplice fischio. Ascoli in vantaggio 2-1 al riposo in questo derby. Tecnomaster.biz, business center, e-commerce, logistica e formazione professionale. Si sviluppa su un'area di 1200 metri quadri in un ambiente elegante ed accogliente, con un'ampia reception con servizio di centralinista multilingue. Tecnomaster.biz offre uffici e sale riunioni a noleggio con chiave personalizzata. La struttura è dotata di un'elegante sala conferenze dedicata alla formazione professionale. Tecnomaster.biz annoverà personale esperto e qualificato al servizio di un'azienda giovane, dinamica e al passo con
coi tempi. Tecnomaster.biz e a Cerignola sulla strada statale 529 o Fantina al chilometro 1200. Telefono 0885 74 60 97. La battuta, il pallone in mezzo, attenzione, colpo di testa, gran gol! Gran gol di Alessandro Montemorra! Che gol! Ancora il pari dell'Ordona, 2-2. Ale Montemorra, inserimento, viene fermato da Cicolella, attenzione, cartellino giallo per Cicolella, fallo di Cicolella. Pronto Cataleta, la battuta, il pallone che finisce direttamente fuori. Fuori il numero 2 Cormio, dentro Masterliu, richiamato Monaco e viene ammonito Daniele Monaco, richiamato da, mette giù, la tiene ancora d'introno, prova ad inserirsi adesso, ancora lo scambio, pallone messo in mezzo teso, attenzione qui ci prova De Rosa, deviazione, pallone finisce tra le braccia di De Rosa, Marcellino De Rosa mette giù l'avversario, che è successo? Rosso per Monaco, rosso per Monaco, forse qualche parola di troppo, clamorosa espulsione a gioco in corso, Monaco viene buttato fuori, Alex De Leo, dovrebbe uscire Marcellino De Rosa, l'esterno di Sporting che si disporrà con un 4-4-1, primo cambio della partita per Mister Zito, entra in campo al posto di Michele Ciccone, buona la parola di Ciccone, entra Luigi Balletta, 3 anni ad Ascoli per lui, quindi Cardinale che entra in campo al posto del numero 3 Francesco D'Addato. Un cambio intanto per l'Ascoli Satriano, entra adesso il numero 18 Mario Montingelli al posto di Principe, costretto a lasciare il campo dopo il fallo. Prova a ripartire l'Ascoli, ancora Ferrantino, attenzione, anche il giallo per Ferrantino. Cross in mezzo, attenzione, colpo di testa, pallone fuori. Non farsi beffare da d'introno. Colpisce di mano. Cicolella, chiedono il giallo dalla panchina, vediamo. Pronto il cartellino. Pronto il cartellino per Cicolella che rimane a terra. Matteo Cicolella. Pronto il giallo per lui. Ecco il giallo, il secondo, il rosso. Sporting Ordona in 9 uomini addirittura in questo finale. D'introno. Prova ancora d'introno, attenzione a servire. Tutto solo Russo la butta fuori, clamorosa occasione per lo Sporting, Russo aveva il gol in tasca, va fuori Russo che ha buttato via un'occasione importante, ma comunque Russo sta giocando davvero un grande campionato, quindi nulla da ridire. D'introno proverà a mettere il pallone in mezzo, ci riesce, attenzione alla deviazione di Laccetti, calcio d'angolo. Prova adesso ancora a mettere questo pallone in mezzo, attenzione Lizza, prova la conclusione. Pronto Balletta dalla bandierina. Pallone messo in mezzo, colpo di d'introno, chiede l'atterramento d'introno. Non è così per il direttore di gara. Finisce qui la partita, 2-2, partita molto combattuta.